Tredicesima giornata dell'economia, si è parlato del fermano che verrà a Palazzo Azzolino, sede della Camera di Commercio di Fermo. Erano chiamati al rapporto i giovani e le istituzioni per parlare di economia e di futuro. Nell'occasione è stata presentata la quarta indagine svolta dall'ente camerale Fermano sui giovani, indagine sulla quale si è aperto il dibattito con le scolaresche, tante le domande alle quali gli studenti sono stati chiamati a rispondere. Un'indagine importante perché comunque tiene conto anche di ciò che pensano i giovani, comunque ci coinvolge in un progetto importante. La percezione del futuro generalmente è negativa. Io penso che comunque in un modo o nell'altro ci si riprenderà. Il progetto dei miei sogni, qualcosa all'estero, magari con la possibilità di fare anche dei viaggi e poi portare comunque le competenze che si imparano in Italia, perché ce n'è bisogno. Grazie a varie tecnologie che fortunatamente la scuola ci ha messo a disposizione, siamo molto aperti verso il mondo del lavoro, il mondo che va dalla tecnologia CAD/CAM soprattutto, e quindi credo che nel nostro futuro ci sia una piccola fiammella di speranza riguardante magari un progetto di vita di noi giovani che guardiamo in questo futuro che, come ci dicono, non è dei più rosei. I giovani hanno descritto il loro punto di vista, la loro idea di futuro. Hanno raccontato del loro mondo e di come vedono e giudicano gli adulti, le istituzioni, il governo e l'Europa. A fronte di queste riflessioni è partito il dialogo intergenerazionale tra scolaresche e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Abbiamo visto giovani che, pur ascoltando dei dati che non sono incoraggianti, però la loro visione è quella di mettere a disposizione le proprie capacità e soprattutto quella smania, quella voglia di fare impresa, che non significa solo necessariamente quello di costituire una nuova impresa che oggi ha mille difficoltà, ma anche quella di entrare per esempio in equipe a gestire delle aziende, potrebbe essere quella di un impegno di tipo professionale, però ecco, la voglia è quella, e l'abbiamo sentito dalla loro bocca, è quella di creare nuovi posti di lavoro, perché solo così ci sarà occupazione, e loro ce la vogliono mettere in prima persona. Quindi io penso che oggi abbiamo avuto un messaggio veramente di speranza verso il futuro che i giovani ci hanno dato. Noi, pur con tutte le difficoltà del momento, credo che i nostri imprenditori se la stiano cavando, stanno battendo tutti i mercati internazionali. Abbiamo visto i dati, no? A fronte di un calo del mercato sovietico, del mercato russo, abbiamo comunque un avanzamento del mercato americano, perfino di quello europeo, degli Emirati. Quindi è un segno che le imprese stanno combattendo una situazione complessa, ma con la volontà di andare avanti e di vincere. Certo è che questo è un momento dove occorre che tutti i soggetti, ed è ottima anche quel richiamo da parte del dottor Marcadili, a un atteggiamento da parte degli istituti di credito affinché le disponibilità date dalla Banca Europea arrivino a valle agli imprenditori, anche addirittura anche ai cittadini, in modo che si rimette in moto la macchina. E sì, soprattutto per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, per quanto riguarda i giovani, ci sia una valutazione, naturalmente secondo il vecchio sistema, valutazione di garanzie, ma anche margine di rischio che permette alle idee innovative di sfondare, altrimenti andiamo sempre solo sul sicuro e i tempi che viviamo non sono questi. La tredicesima giornata dell'economia ha preso il via con i saluti delle autorità e il benvenuto del presidente Unioncamere Marche e Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista. Ai saluti sono seguiti gli interventi dei relatori, Marco Marcatili, economista Nomisma, che ha parlato del Fermano come di un territorio ricco di antiche miniere e nuovi giacimenti. Abbiamo delle notizie positive a livello nazionale, con un più 0,3% del PIL nel primo trimestre, più 0,7% in questo anno. Però diciamo che questo Fermano sembra essere meno capace di raccogliere questi segnali positivi, e ci stiamo chiedendo il perché. È un Fermano che è sempre più lento a cadere, ma sempre più lento a ripartire. È un Fermano che è molto più orientato nelle sue vecchie miniere, la moda, imprese a basso valore aggiunto, piccole e medie imprese. È un Fermano che fa fatica a trivellare nuovi giacimenti. Sono i giacimenti legati alle modalità di fare innovazione, legati alle modalità di cercare nuovi
mercati e legate anche alle modalità di innestare dentro di sé le grandi nuove rivoluzioni industriali in atto. Pensate al fenomeno sociale, al fenomeno ambientale, al fenomeno digitale. C'è un punto a favore di questo Fermano che si reinterpreta sempre come international, non solo dal lato dei suoi cittadini ma anche dal lato delle sue imprese. Questo è un Fermano forte sui mercati internazionali. Il dato aggregato non rende giustizia della perdita, diciamo, delle quote di mercato all'estero, perché in Russia abbiamo perso un 25%, ma abbiamo consolidato un 9% in Svizzera, un 5% negli Stati Uniti e un 5% in Germania. In questi anni di crisi consolidare queste quote di mercato sui mercati internazionali vuol dire che questo è un settore che ha particolare forza, è un'economia che ha dentro di sé una forza propulsiva che dovrà esprimere nei prossimi anni. Massimiliano Colombi, secondo relatore e sociologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha parlato del rapporto tra giovani e istituzioni. Abbiamo alcune buone notizie accanto a alcune criticità. Le buone notizie sono dei giovani che pensano a un futuro possibile, anche se non privo di problemi e di incertezze. Da questo punto di vista i genitori sembrano ancora essere dei consiglieri ascoltati, ma anche gli insegnanti stanno facendo il loro ruolo. In questo senso il fatto che la scuola e l'università siano al primo posto tra le istituzioni a cui i giovani riconoscono una fiducia è sicuramente una buona notizia. La seconda buona notizia sono dei giovani che pensano a un percorso piuttosto che a un posto. Pensano che sia importante accedere all'università e pensano che sia importante avere delle esperienze di scuola e lavoro all'estero. In particolare le ragazze sono più vocate alla dimensione internazionale e quindi potremmo dire maschietti più paesanotti e ragazze più international. La seconda questione è che invece il rapporto alle istituzioni, c'è un giudizio critico rispetto alle istituzioni nazionali e a quelle locali. Da una parte il comune è l'istituzione sentita più vicina, dall'altra gran parte delle istituzioni però vengono viste come inutili e non prive di problemi sul lato della moralità. È evidente che questo pone una sfida agli adulti, in particolare a tutti gli adulti che hanno a cuore il bene comune, perché come una comunità educa e si educa reciprocamente al riconoscimento del valore delle istituzioni per il bene comune è una sfida che accomuna tutti. Senza buone istituzioni sarà impossibile pensare a uno sviluppo di qualità e a una ripresa a breve termine. Per le scuole erano presenti gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Porto Sant'Elpidio, dell'Istituto Tecnico Industriale Montani di Fermo, dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Ostilio Ricci di Fermo, dell'Istituto Tecnico Commerciale Geometri Carducci Galilei di Fermo. Per noi l'esperienza di alternanza scuola-lavoro è un'esperienza ormai ventennale nell'istituto professionale, lo era nella terza area, oggi è proprio connotata come alternanza scuola-lavoro. Da sempre abbiamo creduto veramente nell'osmosi tra scuola e azienda, perché chiaramente solo attraverso questa, diciamo così, esperienza congiunta i nostri ragazzi ricevono la possibilità di comprendere quanto sia importante la formazione e quindi in qualche modo anche allargare la progettualità che la scuola mette in campo ogni anno scolastico. Quindi davvero positiva questa azione che noi abbiamo praticamente ormai anche allargato alle prime classi, proprio perché abbiamo creduto nell'importanza anche di ritrovare per gli studenti motivazione ad apprendere dall'esperienza formativa che possono fare in azienda. Da questa indagine ho visto che molti studenti in questi ultimi anni pensano come prospettiva più all'inserimento nel mondo del lavoro piuttosto che il proseguimento di studi universitari. I vari progetti di alternanza scuola-lavoro che le scuole fanno, la nostra da diversi anni, sono verso questa possibilità, perché abituano i ragazzi all'inserimento nel mondo del lavoro. E questa esperienza ci ha permesso di vedere che alcuni alunni che hanno difficoltà in quella che è l'ordinaria attività didattica, nel mondo del lavoro hanno soddisfazioni che li gratifica e permette di affrontare con più sicurezza gli studi.